Ecco, è la solita strada della Val d'Andiezzo. Sì. Che era quasi più bella allora di adesso, perché è un quinto grado, era allora. E siamo andati in Val d'Andiezzo sul torrione d'Andiezzo, sulla cima bassa, a ripetere una via che hai aperto con Dietrich Hasse. Sì. E l'abbiamo trovata molto bella e meritevole di essere riscoperta anche dagli arrampicatori moderni, perché la roccia è proprio bella. E il resto raccontacelo tu, insomma, com'è nata. Bene, innanzitutto ti ringrazio che tu hai voluto venire qua in questa zona. Devo dire che questo eremo, posto tranquillo di pace, non è mio, ma mi è stato concesso dai proprietari del luogo di costruirlo qua, di tenerlo così com'è, in bellezza. Adesso andiamo in Brenta, certamente un bivacco così non si trova qua, anche se in zona rifugio Brentei ho potuto stare in una grotta che l'ho denominato sotto il monte Torre Caigo. Sì. Pensione de Tassis, ecco, perché Bruno de Tassis mi aveva suggerito di aprire con mia moglie le due vie là che si trovano in loco. Eccoci di nuovo nel magico anfiteatro della Val d'Ambiez. Allora, il gruppo di Brent era più vicino. L'opportunità di scrivere una guida per la casa editrice Rotter a Monaco di Baviera in lingua tedesca mi fece fare anche tante camminate, e lì bisogna camminare, e chi non cammina non vede, e chi vede saprà agire per dire venni, vidi, vici. Ecco qua la cima bassa d'Ambiez, dove corre la nostra via. Qui vediamo su questa immagine il torrione della cima d'Ambiez bassa, dove siamo andati a ripetere. Esatto, è questa la 723, che mi dicono che è bella, è anche una via sicura, perché noi sfruttavamo anche i buchi nella roccia per mettere, come fanno tutti gli alpinisti, il resto. Siamo ancora sullo zoccolo della via. E soprattutto d'inverno ho visto che quando si pone la neve sulla roccia non strapiombante, si sapeva dove si potesse passare in libera, perché l'intento era soprattutto arrampicata libera, però se in una parete ci sono due o tre tiri in artificiale, la parete è formata così, lo spigolo così, e quindi si scelgono quei mezzi che si usavano quella volta. Sfruttavi anche, come raccontavi prima, molto l'inverno per un po' alleggerire la parete, perché dove si ferma la neve ovviamente la parete suggerisce le linee deboli. E certo, questo ha fatto sì, ha aperto anche la porta a qualche invernale, perché d'inverno la montagna fa vedere la vera faccia. Io penso anche che l'alpinista fa vedere la vera capacità, sia psicologica sia fisica. Chi è in parete ha una certa preoccupazione, ma deve nutrirsi dell'attesa e il momento opportuno per decidere o di andare avanti o per tornare indietro. Ho visto che lì, in gruppo di Brent, ci sono gli appigli troppo grossi a volte, e invece in gruppo di Civetta, nel calcare Dolomia più levigata, è più difficile arrampicare, soprattutto quando si usavano in quei tempi gli stessi scarponi che si usavano anche per calzare i ramponi per andare su ghiaccio. Certo. Quelle pedole allora iniziavano negli anni 60, certo, introdotte dagli americani e dagli inglesi,
e solo dopo si capiva che questo era, diciamo, si poteva spingersi più in alto, di arrivare a scalare più in libra quello che prima non era possibile con i scarponi pesanti da un chilo ciascuno. E laggiù si vede il lago di Garda. Eccolo là in fondo. In montagna spesso non si ha il fiato per parlare tanto. C'è più l'azione, la reazione di avanzare per tornare poi gioiosi, contenti il giorno dopo, il lunedì, a lavoro. Bergai ragazzi! Bergai, Sandro. Bergai. Bella. Ecco, mi torna qua in mente, qua la via era sulla cima d'Agola. Ecco, la parete direkte Südostwand, parete sud-est, Dietrich Hasse, Hebestreit, Hebestreit due fratelli, e da me nel 72, e qua una scalata in dietri e placche che veramente ne vale la pena. Vedi qua, c'è la cima Susat, sì, con la via Colonia. Colonia, che è diventata una via molto frequentata, mi dicono, certo. E poi abbiamo visto qua questa parete solcata da camini, fessure, placche e diedri, ed è interessante sulla cima d'Agola, certo, che è proprio un vicino della cima Susat, e lì è bello che a metà parete vedevamo un tratto un fruscio, sentivamo cos'è questo qua, lucertoli, no? Vediamo due topi a passare sotto. Adesso non so di che cosa vivono là. I topi in parete. I topi in parete, come sono giunti là, no? Magari uno in zona ha fatto ancora Brotzeit, si è messo a mangiare qualche panino con salame e speck, e i topi hanno trovato la via di salita. Perché abbiamo trovato le pentole e i colapaste d'alluminio che penso abbiate, sì, ma abbiate lasciato, fossero, sì, vostri. Ecco, insomma. No, è interessante il colapaste. E non, mi sono detto, perché il colapaste? Non ci serviva assolutamente per la pasta, ma avevamo due di questi e li legavamo insieme per degli oggetti perché non rompessero. Li tenevamo dentro. Ah, come una sfera? Sì, come una sfera a tirare su per la parete, no? Non capivamo che cosa ci facesse un colapaste. In quel punto lì adesso abbiamo risolto l'arcano. C'è un tempo per fare le salite difficili e c'è un tempo per accontentarsi delle belle camminate, delle belle cime ancora, e gioire per quelle che possono fare queste montagne dove sei passato tu prima, godendo doppiamente. Una volta quando li facevi, una volta godi quando vedi su quelle parete la gioventù di oggi.